presidente Dario Ferrari, continua il cammino di Stato 33 e il cammino di Mind, che si espande sempre di più. Anche oggi abbiamo visto e siamo vicini al completamento di alcuni edifici interamente in legno. Sì, questo secondo meeting ha voluto fare un focus su quello che è accaduto nel 2022 e soprattutto quello che accadrà qui in Main nel 2023. Abbiamo avuto la presenza di una decina di relatori di società land lease per ogni settore e per ogni competenza. Abbiamo parlato di edifici, come dici tu, in legno, che si stanno realizzando fino a 13 piani. Abbiamo parlato del Main Village, che dal 1 di settembre sarà operativo anche con un posizionamento di Distretto 33 proprio all'interno del co-working di Main Village, ma abbiamo parlato anche degli altri progetti di land lease, che sono quelli del quartiere Santa Giulia di Milano, in fase di progettazione, non dico esecutiva ma almeno definitiva, e che vedrà nei prossimi anni una ulteriore collaborazione fra Distretto 33 e land lease anche in questo ambito. Quindi una vicinanza non solo tra le attività dentro il Mind, ma anche del Mind con tutte le realtà esterne. Certo, oggi era un rapporto non che riguardava Main, ma un rapporto che riguardava Distretto 33 con land lease e con tutti i progetti di land lease. E ricordo anche una cosa: chi aderisce alla piattaforma digitale fornitori di land lease come azienda di Distretto 33 non avrà la possibilità solamente di operare qui in Italia o su Milano nei progetti di land lease, ma in tutto il mondo dove land lease opera.